Appartenente a una ricchissima famiglia dell'alta aristocrazia romana, Paola nasce a Roma nel 347. A 15 anni sposa Tossozio, un nobile del suo rango. Un matrimonio felice il suo, allietato dalla nascita di 4 figlie, Blesilla, Paolina, Eustochio e Ruffina, e di un maschio chiamato con lo stesso nome del padre. Purtroppo però a soli 32 anni Paola si trova vedova e alla cura della famiglia unisce svariati impegni caritativi. Il suo palazzo accoglie incontri, riunioni di preghiera e di approfondimento della dottrina cristiana, iniziative per i poveri. Con Eustochio, poi, decide di unirsi al cenacolo che Santa Marcella aveva creato nell'Aventino, realizzando un ideale ascetico di negazione delle vanità del mondo e di alta cultura religiosa. Nel 382, proveniente dalla Terra Santa, giunge a Roma Girolamo e diventa collaboratore di Papa Damaso. È un divulgatore appassionato degli ideali ascetici e, grazie alla sua eccellente preparazione culturale, esercita un forte ascendente anche sulla cerchia di Marcella e Paola, a cui comunica la sua passione per le sacre scritture. Nel 384 muore la figlia di Paola, Blesilla, e poi anche Papa Damaso. Girolamo allora torna in Palestina per dedicarsi all'opera che stava tanto a cuore al pontefice e che lo impegnerà fino alla morte: dare alla Chiesa la Bibbia in una corretta e completa versione in lingua latina, la cosiddetta Vulgata. L'anno dopo parte per l'Oriente anche Paola, accompagnata da Eustochio, mentre a Roma Paolina si occuperà di Ruffina e Tossozio. Visita la Terra Santa e poi la regione dell'Egitto, dove si ritiravano i padri del deserto. Si reca poi a Betlemme, qui si ferma per sempre, spendendo le sue ricchezze per creare una casa destinata ai pellegrini e 2 monasteri. In quello maschile lavorerà Girolamo fino alla morte, mentre Paola, in quello femminile, costituisce una comunità sotto la sua guida. E qui si spegne il 26 gennaio del 406 a 59 anni, affidando le 50 monache alla figlia Eustochio.